Nuova puntata di Top Ten che questa settimana sarà dedicata ai gol dalla distanza limite dell'area ed oltre, realizzati di destro. Specialisti assoluti, ma anche alcune comparse occasionali. La cosa certa è che sono tutte reti stupende. Partiamo allora subito dalla decima posizione, dove troviamo il gol di Hernan Crespo contro il Chievo al Bentegodi nella stagione 2006-2007. Ad un altro argentino, un altro bomber assoluto, si tratta di Julio Cruz e il suo gol siglato in Inter-Empoli del 21 dicembre 2005. Sempre Empoli, ma un salto ancora più indietro nel tempo, precisamente la stagione 2002-2003. Il gol questa volta è del capitano Javier Zanetti. Zlatan Ibrahimovic, uno specialista da qualsiasi posizione del campo, ma questo gol contro il Palermo al Barbera ha meritato la settima posizione nella top 10 di questa settimana. Martins non aveva nel tiro dalla distanza il suo punto di forza, ma questa rete merita decisamente di essere rivista. Mohamed Kallon contro l'Atalanta segnò una rete molto bella che avete deciso di mettere quinta nella classifica di questa puntata. Gol con un sapore molto speciale perché ci permise di continuare la cavalcata verso la finale di Madrid. Mi riferisco naturalmente alla rete di Eto'o contro il Chelsea a Stamford Bridge nell'annata della tripletta. Un giocatore che non segnava spesso, ma che in Inter-Lazio della stagione 98-99 ci regalò questa perla assolutamente indimenticabile.
Medaglia d'argento questa settimana che va a Stankovic e il suo siluro da fuori area contro il Milan nell'annata 2009-2010. Gradino più alto del podio ad un gol straordinario, reso ancora più unico perché realizzato contro la Juventus. Il primo posto va a Maicon e alla sua rete siglata al Meazza il 16 aprile del 2010. Un podio come sempre molto vario, abbiamo Aaron Winter contro la Lazio nel 1998-99 al terzo posto, seconda posizione a Stankovic, nel derby vinto poi per 4-0 e primo classificato Maicon e il suo gol contro la Juventus a San Siro nell'annata 2009-2010. Anche questa settimana avete votato in tantissimi, settimana prossima toccherà ai Mancini. Continuate ad esprimere le vostre preferenze all'indirizzo mail top10@inter.it. Ciao e come sempre, forza Inter! Again and again.